Associazione Antonio Emanueli di Borgotaro in collegamento con Radio L 91.2. Oggi abbiamo ospiti tre ragazzi e una insegnante dello Zappafermi. Abbiamo ospiti qui con noi Francesca Varini, poi Bruno Lusardi della Quinta C e poi anche Cavalli Giulia della Quinta E, accompagnati dalla loro insegnante Zuffardi Simonetta, che conosce bene il tedesco, e così mi hanno detto che è stata una bravissima accompagnatrice in Germania, perché il viaggio naturalmente era verso la Germania. Ecco, io vorrei partire con Francesca Varini. Francesca, ecco, credo che questi viaggi ormai sono un po' di anni che si ripetono. Io ho avuto modo di anni fa di portare i ragazzi delle scuole in Germania, in Austria, nei campi di lavoro, nei campi di concentramento, nei campi nei quali venivano inceneriti tutte le persone che entravano in questi campi. Ebbene, ecco, quindi dicevo, un po' tutti, credo, nelle vostre classi desideravano probabilmente vivere questa esperienza, ecco. Ma in che modo la scuola si è organizzata per scegliere i ragazzi e quindi voi per poterli mandare in questo viaggio del ricordo? C'è stata una sorta di selezione nella scuola, si davano i nominativi, chi era interessato dava il proprio e si faceva un colloquio con i professori per capire il grado di interesse di ognuno. Era stato necessario leggere un saggio di Primo Levi, I sommersi e salvati, e eventualmente delle letture extra per chi avesse tempo, più interesse o più voglia. Purtroppo qualche ragazzo è stato scartato perché c'è stata, diciamo, un po' erano di interesse. Molti, erano molti quelli che volevano è un po' che partecipare. Si fa, non è il primo anno e ogni anno cambiamo destinazione, e quest'anno un paio di ragazzi sono stati scartati. Ho capito. Bene, quindi una selezione legata a un vostro lavoro, cioè sì, quindi un lavoro che, sul quale vi siete impegnati per riuscire al meglio, per dare il meglio e quindi per poter naturalmente essere scelti. Sì. Quindi siete stati bravi, oltre che fortunati, insomma, però c'è una bravura al fondo di questa scelta, no? Di essere riusciti probabilmente a dimostrare e a far uscire dai Bruno. Quindi Bruno, e sempre il microfono vicino, molto vicino. Quando hai saputo di essere stato scelto, ecco, quali impressioni ti sono girate per la testa? Cosa hai pensato? Ti aspettavi? Ecco, che cos'è che ti è rimasto un po' come pensiero, che poi dopo sul quale poi naturalmente hai avuto conferma con il viaggio? La mia prima impressione la voce un po' alta. È stata quella di spavento, ma anche di gioia. Desideravo fare questa esperienza e fortunatamente, quando ho scoperto di essere stato scelto, ho cercato con tutte le mie forze di non aspettarmi niente, ma in realtà non è stato così, perché mi ero già prefigurato ciò che sarei andato a vedere, ciò che avrei provato e sentito attraverso questa opportunità, e ho tentato solamente di aspettare. Volevo riservarmi una sorpresa, anche perché trovo difficile ad avere una certezza prima del tentativo, insomma. Quindi ero contento di essere stato scelto, e
ho cercato di sfruttare in modo positivo, ovviamente il termine, ciò che mi è stato offerto. Bene, si è svolto, come siete partiti, qual era la meta, in quanti siete andati dello Zappafermi, c'erano naturalmente altri ragazzi delle scuole superiori di Parma e della provincia di Parma. Ecco, ci puoi dire un po' queste cose proprio? Siamo partiti alle 8 da Parma, eravamo in tre pullman, circa 130-140 ragazzi, tutti di quinta superiore, e erano 8 alunni per ogni istituto di Parma. Anche nella nostra scuola eravamo in 8, 5 ragazze e 3 ragazzi, e siamo partiti e siamo arrivati a Norimberga alle più o meno alle 9:30, 10 di sera. Il secondo giorno abbiamo visitato il campo di Flossenburg, che si trova a 1:30-2 da Norimberga, vicino al confine con la Repubblica Ceca. Era un campo di lavoro o un campo di sterminio? Era un campo di lavoro, però logicamente c'era anche in questo campo il forno crematorio, e quindi si moriva anche qua, insomma. E siamo arrivati al campo e personalmente la prima cosa che mi ha stupito è stato il freddo, perché siamo arrivati verso le 9:30-10 del mattino, ma io un freddo così non l'avevo mai sentito. Era un freddo ghiacciato, proprio penetrava dentro le ossa, e nonostante noi fossimo con giacche da sci, guanti, scarponi da neve, vestiti pesanti, avevamo lo stesso freddo, quindi subito mi ha pensato, ho avuto spontaneo immaginare come potessero sentirsi i prigionieri del lager soltanto indossando una tuta che molto spesso non avevano neanche quella, insomma, erano nudi. Quindi siamo stati il secondo giorno al campo, mentre il terzo giorno abbiamo visitato la città di Norimberga con il tribunale, dove hanno appunto processato i criminali di guerra dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. E niente, anche in questa giornata abbiamo visto due musei, uno dedicato solamente al processo e l'altro dedicato all'evoluzione del nazismo, e quindi parlava soprattutto di Hitler, del nazismo e di tutte le crudeltà che appunto ha commesso. E anche in questa giornata ho avuto delle emozioni forti, però inizialmente, cioè quando ero a casa, appena sono stata scelta per questo viaggio, pensavo di provare angoscia, e invece il mio sentimento di angoscia si è tramutato in rabbia, perché ho capito. Ma infatti le cose che dici sono riportate anche in questo breve saggio che parla del... Hai comunicato durante il viaggio, ma durante anche la visita, con i tuoi amici dello Zappafermi, ma anche con altri ragazzi che erano naturalmente lì in questo viaggio, su questi tre pullman diretti verso il campo di Flossenburg. Allora, diciamo che prima di partire avevo molte aspettative, mi ero preparata molto e devo dire che mi aspettavo qualcosa di diverso, ma del resto mi è stato detto prima di partire che per quello che io mi aspettavo di essere così colpita e avere un sentimento d'angoscia era, diciamo, meglio andare in altri campi. Questo era più un memoriale, il campo di Flossenburg, quindi... Cioè in che senso memoriale? Cioè... c'è stata una ricostruzione del campo, quindi non avete visto, cioè il campo era un po' modificato rispetto sì. a come sì, era molto cambiato rispetto all'origine. Ho capito. Molte cose non è stato possibile vederle, come il crematorio per esempio, per motivi pratici, perché nevicava, e per non rovinarlo ulteriormente è stato deciso che era meglio non visitarlo dall'interno. L'abbiamo visto brevemente da fuori ed è quello che più mi ha colpito, vedere questo crematorio in mezzo a un paesaggio così bello, in mezzo a questo freddo, vedere questa costruzione dove... A quanti metri è questo campo? 700. 700 metri, Sì. Quindi insomma, diciamo che è come
essere qui nella vostra valle a a Tarsoni, insomma, sì. 700 metri a Tarsoni. Con la differenza che c'è molto molto più freddo. Molto più freddo là, Molto più freddo. E come ha detto Giulia, bisognava immaginarsi la gente come arrivava in quel campo. Dopo giorni e giorni di viaggio, praticamente nudi, sulla piazza dell'Appello, dovendo lavorare anche 14 ore al giorno alla cava vicino a Flossenburg. Quindi anche quello è stato... E quindi era un campo di lavoro, c'era una cava... Sì, una cava di granito. Ah, una cava di granito. Ho capito. Sì. Ho capito. Bene, passiamo allora a...